Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24. A Castrovillari, nel Cosentino, le fiamme gialle hanno scoperto un numero considerevole di falsi braccianti attraverso una società cooperativa che presentava fittizie dichiarazioni per oltre 21.000 giornate lavorative mai effettuate. Coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, la Guardia di Finanza ha smascherato una truffa ai danni dell'INPS perpetrata da una società cooperativa con sede nella città del Pollino mediante 133 false assunzioni di dipendenti, con un danno alle casse dello Stato per oltre 550.000 euro. La cooperativa agricola presentava all'ente previdenziale falsi contratti di comodato o locazioni di terreni riconducibili ignari e completamente estranei ai proprietari, oltre che fasulle denunce aziendali e trimestrali attestanti l'impiego mai avvenuto di braccianti agricoli al fine di consentire l'indebita riscossione di indennità di disoccupazione, malattia e maternità. Nel corso delle indagini, svolte anche con la fattiva collaborazione degli uffici INPS di Cosenza e Castrovillari, i finanzieri hanno acquisito informazioni anche dai soggetti estranei al contesto e falsamente indicati dal responsabile dell'impresa al centro delle indagini, riscontrando la mancata conoscenza delle false dichiarazioni inoltrate all'INPS dei contratti fasulli redatti. L'analisi documentale ha evidenziato la falsa dichiarazione e comunicazione all'INPS da parte del falso datore di lavoro di 21.000 giornate lavorative mai effettuate, sulla base delle quali i braccianti hanno richiesto e ottenuto la corresponsione delle prescritte indennità e saranno avviate adesso le procedure di recupero a cura degli uffici dell'INPS. Il rappresentante legale della società cooperativa e i 133 falsi braccianti agricoli dovranno rispondere adesso di truffa aggravata ai danni dello Stato. I carabinieri di Catanzaro hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP su richiesta della DDA nei confronti di 15 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni. 14 dei destinatari dei provvedimenti sono stati arrestati, mentre ad uno è stato applicato l'obbligo di dimora. L'attività investigativa condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Catanzaro dell'Arma ha permesso di disarticolare un potente sodalizio criminale operante nella zona sud del capoluogo. Cambiamo argomento. Chiedono un maggiore coinvolgimento della cittadinanza e i componenti del Comitato Aeroporto di Crotone. Sarebbe dovuta essere una manifestazione che coinvolgeva gran parte della cittadinanza, ma l'obiettivo è stato raggiunto solo in parte. Qualche centinaia di persone erano infatti presenti alla manifestazione Smobilitiamoci, promossa dal Comitato Cittadino Aeroporto Crotone, per sensibilizzare i cittadini sulla vicenda aeroporto, ma anche più in generale sui collegamenti infrastrutturali. La consapevolezza però è che in tal senso c'è ancora molto da lavorare. Purtroppo la città non risponde, ma non risponde la città è una cosa fisica, non risponde ai cittadini. I cittadini hanno perso ogni speranza, sono bravi soltanto a scrivere su Facebook, ormai fanno i leoni da tastiera, ma dopo in realtà la realtà è ben diversa. In realtà hanno perso ogni speranza di lottare. Purtroppo l'indifferenza è quello che penalizza e uccide la nostra terra. Crotone è isolata per l'indifferenza dei cittadini, perché se i cittadini avessero lottato nel corso degli anni, Crotone sarebbe come Catanzaro, sarebbe come Cosenza, sarebbe come Reggio Calabria. A Crotone hanno tolto tramite l'indifferenza dei cittadini tutto e noi siamo rimasti là a guardare. Abbiamo visto togliere la 106, vabbè, pazienza, hanno tolto la ferrovia, i treni a lunga percorrenza, pazienza, stanno distruggendo l'ospedale, pazienza. Chiudiamo gli occhi, la bocca, il naso, stiamo chiudendo tutto finché non moriremo. Questa è un'agonia, ci stanno lasciando nell'agonia. I fondi assegnati a Cosenza per il recupero del centro storico hanno generato l'ennesima polemica fra il sindaco e il presidente della regione Calabria. Polemica a distanza, e non è la prima, fra il presidente della giunta regionale Mario Oliverio e il sindaco di Cosenza Mario Chiuto. A generare l'ennesima discussione fra i due, i fondi per 90 milioni di euro assegnati al comune di Cosenza per il recupero del centro storico. Occhiuto ha definito il finanziamento un contentino rivolto solo a strutture pubbliche, mentre la maggior parte dei problemi riguarderebbe i privati. Oliverio invece la pensa diversamente. Io ho annunciato una decisione assunta dalla cabina di regia della quale faccio parte, della cabina di regia nazionale,
che ha definito il riparto tra i ministeri, al MIBAC sono stati assegnati 750 milioni di euro e di questi 750 milioni di euro 360 sono stati destinati ai centri storici di quattro città del Mezzogiorno, Napoli, Taranto, Palermo e Cosenza. A Cosenza abbiamo lavorato perché entrasse in questo progetto importante per il Sud, perché Cosenza è alla stregua di Napoli, di Palermo o di grandi città del paese, non solo del Sud, e credo che questo deve essere un risultato che va salutato positivamente. Non vedo questa ostinazione del sindaco di Cosenza e del vice sindaco, l'onorevole Santelli, a negare l'evidenza e a parlare di strumentalizzazioni elettorali. Cambiamo nuovamente argomento. L'amministrazione comunale di Polistena nel Reggino ha vinto una lunga battaglia legale contro l'Enel. Ce ne parla ai nostri microfoni il primo cittadino. Sindaco, ci spiego questa questione dell'Enel. Dunque, il comune ha vinto l'ennesima battaglia che stavolta ha riguardato una multinazionale, la definisco io, perché stiamo parlando di Enel, quindi è un colosso della distribuzione energetica, come pure la questione di cui stiamo trattando è il canone patrimoniale non ricognitorio, e c'è una tassa applicata a tutte quelle compagnie che erogano i loro servizi pubblici utilizzando le nostre strade e quindi il nostro sottosuolo. Questa è una tassa che abbiamo introdotto nel 2013 e che finalmente rende giustizia, perché i cittadini fino ad oggi si sono visti recapitare a casa bollette salate anche dai gestori di questi servizi. Alla fine noi siamo riusciti a mettere questa forma di tassazione nuova, originale, che in molti comuni nemmeno conoscono, ma che costituisce per Polistena una fonte di entrate importante. Adesso il giudice ha ordinato il pagamento ad Enel di 300.000 euro, ma i crediti che vantiamo nei confronti di queste multinazionali sono all'incirca, negli ultimi 5 anni sono maturati a circa 1 milione di euro. Questo sarà un beneficio per le casse comunali, ma ciò che vale è il principio che finalmente un comune che è stato, così come tutti gli altri comuni italiani, è stato colpito dai tagli dello Stato, finalmente può fare una politica fiscale nuova, quella della redistribuzione, cercando anche forme di entrate per il bilancio comunale che sono alternative. La Calabria nelle ultime ore è stata colpita da una nuova ondata di maltempo. Precipitazioni nevose stanno interessando un po' tutta la regione, in modo particolare la zona del Cosentino. Abbiamo raggiunto telefonicamente il dottor Paolo Cappadona, responsabile della sala operativa della Protezione Civile. Dunque, si sta verificando il previsto abbassamento delle temperature di questa ondata di freddo che coinvolgerà marginalmente la Calabria, in particolare la Calabria settentrionale. Per oggi abbiamo previsioni di sporadiche nevicate anche a quote basse, parliamo di quote collinari sotto i 500-600 metri, diciamo. Al momento non ci sono criticità particolari, ovviamente l'autostrada è monitorata in particolare dall'ANAS, quindi ci sono ovviamente le disposizioni per far circolare, ma soltanto i mezzi con dispositivi nel porto. Quindi sia sulle strade statali che sulle autostrade c'è un'attenzione particolare, ma al momento non ci sono criticità, tutte le strade sono percorribili. I disagi maggiori sono previsti in provincia di Cosenza, come dicevo, perché è interessata soprattutto la Calabria settentrionale, a quote ovviamente collinari. A quote invece più alte, sopra gli 800.000 metri, nevicherà un po' dappertutto. Non sono previsti accumuli a suolo eccezionali, quindi sono precipitazioni sporadiche e accumuli moderati, quindi non dovremmo avere grosse criticità, però ovviamente siamo in fase di attenzione per le condizioni meteo. Oggi alle 2 uscirà il nuovo bollettino, dovrebbe, per quelle che sono le indicazioni che avevamo ieri, dovrebbe migliorare, anche se le temperature però rimarranno basse per altri 2-3 giorni, però diciamo non dovremmo avere precipitazioni. Per quanto riguarda le precipitazioni piovose e quindi il conseguente rischio idraulico e idrogeologico, invece siamo in fase di netto miglioramento, tant'è che oggi in tutta la Calabria siamo in codice verde, non più in codice giallo come eravamo ieri, o arancione addirittura come eravamo sabato o venerdì.
Abbiamo realizzato una breve intervista con Antonio Marziale, il garante dell'adolescenza e dell'infanzia della Regione Calabria, in merito ad un importante traguardo raggiunto a favore dei piccoli pazienti che necessitano di terapia intensiva. Sentiamo. Quali le sue ultime iniziative come garante dell'infanzia di rilievo? Ma la più importante, che un po' se volete il fiore all'occhiello, è stata l'istituzione della terapia intensiva pediatrica che la Calabria non aveva e che sono riuscito a ottenere, che è stata già aperta a Cosenza. Ci vuole tempo perché deve formarsi il personale. Io ho messo su 100.000 euro di budget annuale che ho messo 50.000 euro a disposizione della formazione del personale medico anestesiologico. È già aperto, adesso implementeranno con altri lettini, piano piano avremo una rianimazione pediatrica degna di questo nome. Purtroppo è poca cosa perché la Calabria poi ha bisogno di tantissime altre cose, però almeno un servizio sono riuscito a ottenerlo e, se permettete, credo che questa sia la cosa più importante che mi porto nell'anima. Ha visto una grande partecipazione a Cosenza al Teatro Rendano il congresso d'inverno organizzato dal distretto 108 IA dei Lions. Il Teatro Rendano di Cosenza ha ospitato il congresso d'inverno del distretto Lions 108 IA, che comprende le regioni Calabria, Campania e Basilicata, un incontro presieduto dal governatore Francesco Capobianco e che è servito per fare un bilancio dell'attività dei primi 8 mesi. È un bilancio, ritengo, positivo, perché sono state gettate le basi di un lionismo più moderno, di un leonismo nuovo, diverso, sia per quanto riguarda i messaggi che ci vengono dall'Associazione Internazionale, da Oakbrook, dall'America, sia per quanto riguarda tutta una serie di snellimenti e di nuova attenzione, rinnovata, rinvigorita attenzione per la centralità dei club e per la centralità del service. Per cui c'è una grande atmosfera, c'è una gran bella atmosfera, c'è una unità di intenti, e questo fa capire che la strada intrapresa è quella giusta e continueremo a perseguirla, sia io che il primo che il secondo vicegovernatore che mi seguiranno in questi 2 anni. Un incontro propedeutico anche al futuro congresso che si terrà a Benevento e che eleggerà i futuri officer che dirigeranno il distretto. Raggiunta l'obiettivo di una serenità di fondo maggiore comprensione, di una veicolazione, di una maggiore comprensione degli obiettivi, cioè delle finalità dell'associazione, penso che possiamo essere felici e contenti, e poi lasceremo il testimone a chi verrà presso. Un congresso organizzato nei minimi particolari e che ha visto nella città Abruzzo ben 300 delegati provenienti dalle 3 regioni del distretto 108 IA. Mancava il congresso da 20 anni a Cosenza, quindi questo è un motivo ancora più di orgoglio, è un motivo di soddisfazione, perché vuol dire che il lionismo a Cosenza ha una sua valenza, una sua forza e ha sicuramente le capacità organizzative per poter dire la sua anche a livello nazionale. Il congresso d'inverno è un congresso di metà anno, si fanno un po' i bilanci delle cose fatte e si programma quello che ancora c'è da fare. Noi ci riuniremo appunto a discutere di queste cose, alcune cose puramente tecniche e normative da modificare nel nostro statuto, ma tanti e tanti momenti di propositive progettuali e anche premiazioni di importanti iniziative che sono state fatte. E ora passiamo allo sport. A Cosenza si è tenuto un interessante stage di kickboxing con la campionessa del mondo Cristina Caruso. Un set, il secondo, di buonissimo livello, terzo e quarto giocati combattendo, partenza da rivedere. Questo è il riassunto della sconfitta subita dalla Tonno Calipo al Pala Valencia contro Verona per 3-1. C'è da dire che rispetto ad altre gare si è visto una squadra ben diversa nell'ultima stagionale in casa.
Dopo una partenza difficile con un primo set terminato 25-15, nel secondo parziale la squadra calabrese è riuscita a innalzare il proprio livello di gioco imponendosi 25-22. Terzo e quarto poi hanno avuto un andamento simile, con la squadra veneta sempre a condurre e a chiudere 25-21, 25-19. Guardiamo i numeri, e abbiamo fatto cose molto interessanti, contrario a questo che erano abitudini in queste settimane scorse. Allora parto con un sentimento non completamente contento, ma con un sentimento di un lavoro corretto. E io sono contento per me, sono contento per il staff, ma sono contento per i giocatori, perché si allenano così. E siamo capaci di allenarsi di una forma più interessante, più forte. E questa sera, dopo un primo set che è ancora fatto male, perché l'atteggiamento non c'era, abbiamo fatto un cambiamento e io sono con un sentimento più meglio di questo che portava la settimana scorsa, per esempio. Passiamo alla pallavolo. Nell'ultima casalinga di regular season, la Tornocallipo Vibo Valentia cede a Verona 3-1. Uno stage con una campionessa del mondo non è una cosa da poco per uno sportivo, privilegio che hanno avuto a Cosenza gli allievi della Cobra Team, grazie a Cristina Caruso, campionessa mondiale di kickboxing. Una giornata di lavoro preziosa per tutti gli atleti che hanno preso parte all'iniziativa. E confrontarsi con una campionessa del mondo vuol dire riuscire a carpire quanto è più possibile da chi ha più esperienza, da chi ha vissuto sul proprio corpo tutte le esperienze ad alto livello, della kickboxing ad alto livello. Ed è proprio per questo che abbiamo il piacere e l'onore di ospitare oggi Cristina Caruso, una veterana del tatami e del ring, un'atleta eclettica, un'atleta a 360 gradi per quanto riguarda gli sport da combattimento. Ogni anno cerchiamo di offrire qualcosa in più ai nostri, sia per dar loro la possibilità di avere delle basi tecniche che diano loro la possibilità di intraprendere determinate gare in un certo modo, sia perché sai, apprendere dai grandi ti fa diventare anche solo per un giorno grande. Dalla Caruso quindi sono arrivate indicazioni preziose non solo da un punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto sotto il profilo mentale e dell'atteggiamento. Siamo qui per fare uno stage, quindi una lezione diversa, quindi con un insegnante diverso. Nel mio specifico sono un atleta, quindi quello che voglio passare io è come essere un atleta, quindi come comportarsi in allenamento piuttosto che in gara e l'atteggiamento da avere. Questo è quello che voglio trasmettere io. Non mi permetto di stare a parlare di tecnica perché non sono un maestro, non lo sono ancora, e quindi preferisco dare la mia persona. Questo sport è particolarmente impegnativo perché hai delle restrizioni dal punto di vista di alimentazione, perché devi seguire una determinata dieta per restare nella categoria. Essendoci il contatto fisico, devi per forza rispettare il tuo compagno o il tuo avversario. Quindi sì, le regole sono una cosa fondamentale. E chi accetta di praticare questo sport deve amare anche le regole, perché sono quelle che lo portano a diventare una persona migliore, un atleta migliore. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrenews24.it. Grazie e a più tardi.